Per noi è molto importante far comprendere che adesso a Pesaro ci sono tre componenti partitiche all'interno della maggioranza. Oltre al Partito Democratico e l'entrata del Movimento 5 Stelle ci siamo anche noi. Siamo fieri di esserci dopo almeno 15 anni di silenzio, dovuto in parte sicuramente da una precedente dirigenza partitica, dovuto da un allontanamento da parte dei cittadini pesaresi dalla sensibilità ambientalistica, dalla politica in genere. Quindi noi vogliamo far capire che siamo un partito di serie A, perché il nostro obiettivo, come quello dei Verdi storici dal 1985, è fare politica concretamente con questa visione che ci appartiene da sempre, quella della visione biocentrica e non antropocentrica, che deve essere e deve accompagnare una transizione ecologica in ogni settore, sociale, economico. Oltre a aver costituito il gruppo consiliare il 20 dicembre, noi abbiamo fatto l'assemblea costituente del partito a Pesaro il 22 dicembre. Quindi Europa Verde è fuori e dentro le istituzioni, decisamente. Questo significa che noi ci saremo, rivolto al sindaco ovviamente, per tutte all'interno e fuori delle istituzioni, come partito e come politica e come consiglio comunale, per portare avanti delle strategie che abbiamo illustrato nella nostra mozione programmatica. E noi abbiamo intenzione di occuparci della qualità dell'aria, dell'acqua, della gestione dei rifiuti. Abbiamo intenzione di portare avanti una specifica strategia che si chiama strategia degli spazi verdi, perché crediamo che il verde urbano sia, nella gestione di un'amministrazione, il filo conduttore per valorizzare tutto il perimetro comunale e tutto quello che c'è di ecosistemico a livello comunale, perché questo ci aiuta a valorizzare, oltre che a promuovere e a proteggere, tutto il patrimonio, quindi non solo naturalistico, ma anche architettonico, storico, culturale, e crea dei servizi per la comunità.